voce del meridione, le notizie del giorno. Rubano persino la paglia del presepe. È accaduto a Torre Orsaia, centro collinare del Golfo di Policastro, in provincia di Salerno. La notizia è stata pubblicata sul sito della Proloco. Indignazione tra la comunità torrese per un gesto ritenuto vergognoso. Ci dispiace constatare che ignoti hanno pensato di derubare tre balle di paglia alla natività sita al lavatoio. Siamo sconcertati e delusi da questi atti incivili ed indecorosi. Furto in una tabaccheria a Sala Consilina. Ladri in azione in località Trinità. I malviventi scavalcato e forzato il balcone dell'abitazione vicina, hanno prima messo a soqquadro l'immobile non abitato, senza peraltro portare via nulla, e poi aperto un buco nel muro per poter entrare all'interno dell'attività commerciale. Dalla tabaccheria hanno trafugato le sigarette contenute nello scaffale e i gratta e vinci. In corso di quantificazione il danno. Sull'accaduto indagano i carabinieri della locale compagnia. Abusi e maltrattamenti a Foggia. Arrestate 15 persone. Inorridisce ciò che sarebbe successo in una struttura che ospita pazienti psichiatrici. Più di 20 ricoverati avrebbero subito abusi e violenze sessuali da parte di operatori sanitari, infermieri e OSS, e educatori professionali e ausiliari, in servizio presso la struttura. È quanto emerge dalle indagini condotte dal GIP del Tribunale di Foggia, Maria Luisa Bencivenga. Arrestate 15 persone, di cui 7 in carcere e 8 ai domiciliari, altri 15 indagati sono sottoposti all'obbligo di dimora o di divieto di avvicinamento alle vittime. Santa Marina. Colpevole il dipendente che aveva sostenuto gli esami mentre era in malattia. Il Tribunale di Lagonegro ha condannato l'ex dipendente comunale al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Comune di Santa Marina, nonché al pagamento delle spese liquidate in 4.065 euro. Soddisfatto dell'esito della sentenza è il sindaco Giovanni Fortunato che ringrazia anche l'avvocato del comune Felice Lentini. Eboli, rapinata agenzia postale in via Italia. Armato di coltello è entrato in un'agenzia postale privata, minacciando il proprietario e facendosi consegnare l'incasso. Il bottino ammonta a 600 euro. La rapina è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 17 a Eboli. I carabinieri giunti sul posto hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. Sapri, ordinanza per tutelare la spigolatrice. La scultura velata posizionata sul lungomare, nell'ultimo anno, ha fatto registrare un vero e proprio boom di visitatori, risultando tra i siti più fotografati del territorio. Per valorizzare l'immagine della statua, diventata un vero e proprio attrattore turistico, l'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Gentile, ha emanato il provvedimento che obbliga di spostare le strutture a mare che rovinano la visuale. Allerta maltempo nell'Alto Cilento. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore giallo valido fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 26 gennaio. Si prevedono rovesci e temporali, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. I fenomeni temporaleschi, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione, quindi essere improvvisi ma intensi, e potranno essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Il Nursing Salerno favorevole alla bretella Eboli Agropoli. È fuor di dubbio che ogni infrastruttura che vada a migliorare le condizioni socio-economiche di qualsiasi territorio debba essere accolta senza se e senza ma, ed è per questo che rimaniamo basiti dinanzi alle levate di scudi di alcuni sindaci secondo cui tale bretella porterebbe unicamente vantaggi al Cilento e non a tutti i territori interessati dal suo attraversamento, ha detto Biagio Tomasco, segretario territoriale del Sindacato delle Professioni Infermieristiche di Salerno. Siciliano degli Alburni, approvati i progetti di digitalizzazione.
Il Dipartimento per la Transizione Digitale ha ammesso a finanziamento tutti e 6 i progetti di digitalizzazione presentati dall'amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Orco. Il comune di Sicignano degli Alburni potrà beneficiare di un finanziamento di circa 250.000 euro. Una luce per la memoria a Sanza. Una candela accesa sul davanzale della finestra di ogni abitazione, per ricordare l'orrore e le vittime della Shoah. Per il secondo anno consecutivo, l'amministrazione comunale di Sanza invita i propri cittadini ad aderire all'iniziativa per tutta la giornata di venerdì 27 gennaio. È un piccolo gesto simbolico di vicinanza al popolo ebraico, ha affermato il sindaco Vittorio Esposito. Il 27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, è il giorno del dolore per noi tutti. Non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare lo sterminio messo in atto tra il 1933 e la metà degli anni 40 dai regimi nazisti e fascisti. Per la prima volta una squadra arbitrale interamente femminile in Serie C. La partita tra Aquila Montevarchi e Siena, valida come quarta di ritorno del girone B, è stata arbitrata da Maria Marotta, della sezione di Sapri, coadiuvata dagli assistenti arbitrali Veronica Vettorel di Latina e Giulia Tempestilli di Roma 2, e dal quarto ufficiale di gara Deborah Bianchi di Prato. L'evento che ha richiamato l'attenzione, non solo del mondo del calcio, ha registrato la presenza di Katia Senesi, componente del Comitato Nazionale dell'AIA e responsabile nazionale del progetto Women Referee, e del responsabile della CANCI Maurizio Ciampi. All'ingresso del terreno di gioco il team arbitrale è stato accolto con un omaggio floreale del sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini. La direzione di Marotta è stata giudicata positivamente dalla cronaca e apprezzata dagli sportivi presenti allo stadio, nonostante la sconfitta dei padroni di casa. Aforismi e dintorni, di Stefano Cazzato. Zelensky va a Sanremo, nuove proposte o nuove richieste?